Eccoci tornati sempre in diretta sulla Nuova TV per l'approfondimento di prima notizia. Adesso vogliamo aprire un'altra pagina dedicata al mondo della scuola. Come sapete, da ieri le scuole primarie e secondarie di primo grado non sono più aperte, non è garantita più la didattica in presenza, ma vogliamo raccontarvi invece l'esperienza che vede protagonista gli operatori della cooperativa Auxilium con il comune di Matera. Vedo già collegata con noi via Skype, la saluto, la ringrazio, Alessandra Colucci della cooperativa Auxilium, che è la coordinatrice del servizio di assistenza scolastica personalizzata per bambini con disabilità di tutte le scuole di Matera. Benvenuta. Buongiorno. E allora dicevamo, un servizio molto importante che la città di Matera, credo da quasi 2 anni, porti avanti. Vuol spiegarci lei di cosa si tratta e soprattutto qual è il personale utilizzato in questo servizio? Allora, il servizio di assistenza personalizzata agli alunni disabili nelle strutture scolastiche della città di Matera, si rivolge appunto a utenti, alunni con disabilità con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica o psichica, nonché ovvero quegli alunni che manifestano un disagio psichico, che non sono in grado appunto di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. Abbiamo circa 140 alunni disabili e 50 operatori, che prestano quotidianamente servizio. Come vi accennavo prima, le strutture scolastiche vanno dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori. Le finalità, quindi, specifiche del servizio sono prestazioni, quindi, assistenziali che vanno dall'agevolare, soprattutto la frequenza dei disabili, nella scuola, cooperando con le figure professionali presenti in tutto l'ambito scolastico, quindi dal docente curricolare al docente di sostegno e al personale scolastico in generale, e quindi integrando le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche operate ovviamente dal personale docente. Si contribuisce quindi all'inserimento dell'alunno disabile nel contesto scuola e la sua partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, ovviamente con il gruppo classe, con l'obiettivo principale di sviluppare nel bambino, comunque nell'alunno, le capacità di autonomia, rimuovendo ovviamente gli ostacoli di natura spazio-temporale, fisica, igienica e ovviamente tutti gli ostacoli che limitano la loro autonomia personale, la socializzazione e ogni altro ostacolo che possa quindi impedire la partecipazione dell'alunno alle attività prettamente scolastiche previste per lui. Può far capire meglio ai nostri telespettatori quali sono le attività quotidiane, diciamo, che interessano questi ragazzi. Allora sì, le attività quotidiane effettivamente spaziano in base alle esigenze dei ragazzi, non a caso si chiama assistenza personalizzata agli alunni. Si va dall'attività dell'assistenza primaria, quindi l'assistenza di base, ad attività che vengono concordate con i docenti di sostegno, quindi anche al supporto delle attività didattiche, fino alle attività di gioco manipolazione, quindi ludico, ricreative, ma didattiche soprattutto. Com'è la situazione allo stato attuale rispetto alle scuole appunto chiuse? Come si svolge l'attività? Allora, in questa fase quindi di sospensione delle attività didattiche, dove viene stata attivata la didattica digitale integrata al 100%, sia sulle scuole primarie e secondarie e sia sulle scuole superiori, diventa a volte l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche diventa leggermente complessa. Perché ovviamente è un aspetto che deve essere necessariamente ben organizzato affinché possa essere messa in atto un'effettiva inclusione scolastica. Per cui si cerca di lavorare, cooperare con il comune, quindi il settore dei servizi sociali e i dirigenti scolastici che appunto si occupano di coordinare il loro personale e sistemare ovviamente gli operatori, quindi le attività degli alunni. Ecco, dicevamo, un servizio che è in piedi da circa 2 anni con il Comune di Matera. Qual è il giudizio che avete raccolto dei diretti protagonisti, quindi dei ragazzi e soprattutto delle loro famiglie? Allora, i ragazzi sono felicissimi di andare a scuola. Proprio qualche giorno fa una mamma
mi ha chiamata appunto dicendomi che persino la domenica suo figlio si prepara lo zaino e non vede l'ora che arrivi il pulmino affinché insomma venga accompagnato a scuola. Per cui, nonostante questo periodo in cui la solitudine possa sembrare l'attrice principale negli istituti scolastici, si riesce con il personale docente e con gli assistenti a realizzare attività che possano appunto far sentire comunque i ragazzi protagonisti, seppur non nel gruppo classe, e quindi rendere le loro giornate spensierate e serene nonostante il periodo di crisi che stiamo attraversando. Ecco, quali sono state, se ci sono, analogie rispetto al lockdown di marzo e aprile con i giorni che stiamo vivendo, a livello di attività e di interesse appunto, dei ragazzi, insomma, rispetto alle attività che mettete in pratica? Allora, ovviamente quando c'è stato il primo lockdown le scuole sono state chiuse al 100% e la DAD, quindi la didattica a distanza, non tutti i nostri utenti hanno potuto fare, insomma, perché ovviamente in base alle loro patologie non a tutti era possibile farlo. Non appena c'è stata la possibilità di riaprire, quindi il governo o comunque la regione ha dato il via all'apertura dei centri, abbiamo voluto realizzare un centro ludico-ricreativo, quindi un centro estivo nei mesi di luglio ed agosto. Questo ovviamente ha portato i ragazzi ad uscire dalle case dove erano stati per più di qualche mese, costretti, insomma, chiusi dalle quattro mura domestiche, a rincontrare i loro amici, rincontrare i nostri assistenti e ad avere un impatto meno forte nel momento in cui a settembre è ricominciata la scuola. Nei mesi estivi anche il nostro giornale ha dato risalto ad una iniziativa molto interessante che appunto avete messo in piedi, è il campo estivo dedicato a questi ragazzi, che era diciamo propedeutico proprio all'inizio del nuovo anno scolastico. Ci vuol parlare di questa esperienza? Sì, allora il centro estivo è stata una scommessa che abbiamo fatto. All'inizio forse non lo volevamo fare, ma in realtà la paura del contagio rischiava di prendere il sopravvento. Poi con il presidente, con il fondatore della cooperativa, abbiamo ritenuto, insomma, opportuno e giusto farlo, proprio perché abbiamo poi man mano comunque sentito le famiglie e avevano una necessità, un bisogno estremo di supporto con i ragazzi. E quindi siamo andati veramente contro la paura del contagio, contro il caldo estivo, e abbiamo realizzato laboratori che andavano dall'orto, quindi dal giardinaggio, all'arte, alla musicoterapia, e abbiamo passato delle giornate veramente spensierate, utilizzando ovviamente tutte le precauzioni insomma, il rischio del contagio Covid. Senta, c'è una richiesta particolare che viene da questi ragazzi, una preoccupazione particolare in questi giorni che voi registrate attraverso le vostre operatrici? La preoccupazione più grande, come quella, insomma, di tutte le famiglie, ovviamente nelle famiglie di questi ragazzi è amplificata, perché questi ragazzi sono affetti anche da patologie fisiche e quindi vengono anche individuati come alunni fragili. E quindi la paura più grande è quella del contagio, però, come le dicevo prima, viene comunque. Viene un attimino messa da parte proprio perché si cerca di fare le attività quantomeno quanto più possibile all'aperto nelle scuole. La paura è quella che vi sia un ennesimo lockdown, quindi di chiusura totale, e che anche questa volta i disabili siano lasciati a casa. Appunto, per concludere, ipotesi lockdown purtroppo non così remota, avete in mente un piano alternativo anche sulla scorta dell'esperienza dei mesi passati? Assolutamente sì, laddove insomma con il comune, quindi il nostro committente ce lo permetterà, e ovviamente i regolamenti di DPCM che escono ce lo permetteranno, proveremo a replicare un centro ludico-ricreativo, ma ovviamente meglio, speriamo meglio di quello che abbiamo fatto quest'estate.
E allora, grazie ad Alessandra Colucci che ha rappresentato, diciamo, la cooperativa Auxilium impegnata in questo importante servizio di assistenza scolastica per queste fasce scolastiche appunto di ragazzi con disabilità delle scuole di Matera, grazie ancora per essere intervenuta. Grazie a voi.